per me è la migliore. Allora, i pomodori li ho messi così in queste scatole e li ho lasciati maturare come ogni anno sempre di più. Adesso faccio questo, ad esempio io quando li voglio conservare non è impossibile che riesco a farli tutto insieme. Allora per prima prendo quelli che magari li vedo che sono già più morbidi, più maturi, che così non li dovrò buttare e facciamo le nostre conserve. Adesso io li ho lasciati, sono stati qua circa 3 giorni. Vedo che proprio si sono maturati bene, li ho lasciati qua in cantina, li ho messi proprio giù sul pavimento, così ho messo soltanto gli scatoli, li ho lasciati in questo modo. Adesso io già ho fatto primi barattoli. Prendiamo un'altra scatola, io faccio così una scatola al giorno. Ho portato dentro in casa tutti i pomodori, li ho lavati, li lascio un po' ad asciugare. Sul canale trovate diversi modi per conservazione, per congelare anche i pomodori. Allora io già ho fatto comunque anche quelli che li ho messi un po' in acqua bollente, li ho tolto la pellicina, li ho tagliati in quattro, li ho messi nel barattolo con un cucchiaino di zucchero, con un cucchiaino di sale, un po' di pepe nero e un pezzettino di foglio di alloro. Invece quest'anno voglio condividere questa ricetta che per me è la migliore. Anche d'inverno quando apriamo questo barattolo per metterlo dentro nelle nostre ricette, o anche quando facciamo ragù o la pizzaiola, è molto semplice da fare. I pomodori li mettiamo nel forno, sulle teglie da forno, mettiamo prima carta da forno, li mettiamo lì dentro, li teniamo per circa 15 minuti. Allora io ho provato così, dall'inizio pensavo che se io li mettevo interi magari loro in qualche modo, no, tipo si gonfiava la pellicina e magari sporcava il nostro forno, per cui avevo fatto una prova dall'inizio. Alcuni li ho tagliati con il coltello, alcuni no, li ho messi in forno perché volevo capire, no, quando loro iniziano in forno, quando loro si cucinano, come si comportano. E ho visto che comunque non c'è la differenza, per cui per non complicarsi la vita vi dico questo: mettiamo i pomodori così interi come sono nella teglia, li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 10-15 minuti, li vediamo già quando la pellicina è morbida. E dopo togliamo la pellicina, li mettiamo direttamente nel barattolo, mettiamo dentro sempre un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, un po' di pepe nero, foglio d'alloro. Dopo li chiudiamo con il tappo, li mettiamo per sterilizzare per almeno 10 minuti a bollire. O se no c'è il metodo ancora più semplice: prendete il barattolo con il pomodoro, io già ne ho fatti tantissimi. Adesso mi sono rimasti questi, per cui ho detto aspetta che condivido con voi. Allora prendiamo il barattolo, questo è già un pomodoro che è stato in forno, è stata tolta la pellicina e abbiamo messo qua dentro. Adesso aggiungiamo soltanto, come abbiamo detto, sale, zucchero, il pepe nero, quelli da loro. Potete metterli così senza tappo in forno per almeno 15-20 minuti, loro inizieranno comunque a cucinarsi, e dopo con il tappo bollente chiudete e fate sottovuoto anche così, e li sterilizzate anche così. Io preferisco diversamente, perché in questo caso quando noi mettiamo in forno loro iniziano dopo a cucinarsi, poi si sporca il barattolo. Per me non mi piace questo metodo. Il segreto di questa ricetta è quello di metterli in forno, perché quando noi apriamo questa conserva con questo pomodoro, questo profumo che lui è stato, no, in forno, c'è, cioè proprio il profumo che lui si è cucinato in forno, fa la differenza alle nostre conserve. Per cui ecco qua, iniziamo a preparare questi meravigliosi pomodori. Metto a scaldare il forno. Allora, mettiamo qua. Riempiamo bene, non c'è bisogno che comunque dopo loro riescono a cucinarsi bene. Qua la pellicina si è già aperta un po' e loro sono diventati
di conseguenza più morbidi. Vedete, quando se io li premo sono proprio morbidi. Così li tolgo e adesso li lascio raffreddare per 10-15 minuti e dopo togliamo la pellicina. Questa è la mia ricetta, io l'ho condivisa su Facebook, anche su un gruppo che è molto seguito, dove la gente condivide modi di preparazione, eccetera. E vi dico che è stata molto apprezzata, un pochi ore hanno cliccato mi piace, hanno condiviso, hanno commentato, veramente ha fatto questa. E nonostante non è che ho messo un video, semplicemente ho mostrato alcune foto con dei passaggi e ho spiegato, è stata molto apprezzata. E oggi voi insomma vedete tutto il procedimento e dopo vi farò vedere anche la differenza. Metto anche un po' di peperoni dolce perché sarà molto più saporito, e anche un po' di basilico. Guardate ragazzi, ci tengo a dire alcune cose. Io non vendo dei PDF, no? Ad esempio non faccio questi corsi dove prima paghi, dopo ti faccio vedere come si fanno. E anzi, io con tutto il mio cuore condivido con voi il mio sapere, perché voglio che voi arricchite il vostro sapere. Sono tutte ricette studiate, sono tutte le ricette prima provate da me, perché comunque è una responsabilità di condividere una ricetta, soprattutto le conservazioni, non è niente fatto a caso. Dietro a tutto ciò c'è un grosso lavoro da fare, c'è una scuola di vita, diciamo, di esperienza. Però ci tengo soltanto una cosa, vedo che ultimamente tanto le mie ricette, trucchi casalinghi, vari pezzi dei miei video vengono inseriti sui canali, copiati, almeno taggati, ecco, così insomma lo ritengo giusto così. Io non blocco questi video, non faccio niente, perché comunque non voglio danneggiare il canale di nessuno. Unica cosa che faccio e che decido che le entrate di questi video mi vengono a me, perché è giusto così, che sono io l'autore di questi video. E ci tengo di informarvi un'altra cosa, ci sono tanti nutrizionisti che ancora c'è da discutere per quanto riguarda il zucchero di essere aggiunto nelle salse di pomodori. Guardate, l'acidità del pomodoro ha un pH dai 4 a 4,6, ecco, se non sbaglio. E diciamo che nutrizionisti consigliano, dicono ad esempio, che aggiungendo il zucchero non va a influenzare, diciamo, a influire direttamente sull'acidità del pomodoro, ma cambia soltanto il gusto. Ecco, io non voglio contraddire nessuno, voi se volete non mettete il zucchero nei pomodori, però io vedo la differenza. Se io aggiungo, perché alla fine aggiungo veramente un cucchiaino scarso di zucchero su un barattolo di un litro, perché è veramente pochissimo, però io vedo la differenza quando io cucino. E dopo io non sento questa pesantezza, questa acidità del pomodoro. Voi se non volete non aggiungete il zucchero. Ho aggiunto un po' di ginepro e adesso metto anche un po' di pepe dentro. Facciamo tutto all'occhio senza tanti. Se avete pepe nero in grani, allora aggiungete 2-3 grani di pepe nero. Li mettiamo dentro proprio coperti con l'acqua sopra. Tanto vedo che mi ci stanno abbastanza qua dentro, così non dovrò fare più. L'acqua inizia a bollire, comunque io per sicurezza adesso quando inizia a bollire lo lascio altri 20 minuti, che così sono sicura che insomma che si conservano meglio. Allora, questi sono i barattoli che mi sono usciti, e guardate, questi sono quelli fatti in modo classico, che si mette a bollire nell'acqua, insomma, per togliere la pellicina. Invece altri, questi qua dalla vostra destra, sono fatti tutti quelli al forno, perché vedete che anche molto più, c'è più polpa dentro, non è tanto liquido, cioè non si vede tutta questa acqua. Sì, c'è anche che tipo c'è chi li mette in acqua, poi aspetta che le rilascia l'acqua, e anche il barattolo
scatolo che fa tunni l'acqua, dopo quando lo mettiamo a bollire per sterilizzare, lui comunque non rimane pieno il vaso, no? Il barattolo, e insomma vedete anche voi la differenza, come questo al forno è molto più polposo, è molto più denso. Farò altri 50 barattoli a settembre, tanto a me so che 100 barattoli mi bastano per l'inverno. Adesso con il caldo ho approfittato magari le giornate che erano leggermente più fresche, la mattina presto, di fare qualche lavoretto anche in casa, perché insomma con questo caldo anche diventa molto difficile. Ho deciso di aspirare bene il materasso, di lavare bene la stanza da letto, a stirare un po'. Chi mi segue da tanto tempo sa molto bene quanto io sono per le lenzuola pulite, per le lenzuola in tessuto naturale. Avevo fatto un giorno anche un video, la terapia delle lenzuola pulita, cioè mi è venuto proprio così di scrivere. E oggi vi voglio presentare una storia italiana. Una storia italiana la riconosciamo subito dal filo, giusto? Una storia italiana che parte da un filo e si intreccia con le vite dei artigiani italiani. Dal filo, nata da una bottega tessile bergamasca con un unico obiettivo: rivoluzionare il mondo biancheria da letto in Italia. Sono i migliori artigiani tessili della bergamasca. Confezionano nelle loro botteghe lenzuola di altissima qualità, a prezzi accessibili a tutti. Questo set da letto impercale, colore pesca e crema. Il percale va trattato in questo modo: lo laviamo in lavatrice non più di 40 gradi e una centrifuga non più di 800 giri. Il percale, più lo laviamo, più lui diventa più morbido e piacevole. C'è ancora tanta confusione tra cotone e percale, no? Ci sono le persone che confondono questi. Guardate, il cotone percale è un tessuto particolarmente pregiato. Viene realizzato con la stessa tecnica del cotone, ma è composta da fili più fini e di qualità. Sui prodotti realizzati in cotone percale è sempre rapportato il numero di fili presentati in un centimetro quadrato. Più alto è il numero di fili presenti, più il cotone è pregiato. Il cotone percale è una scelta di altissima qualità, pregiato e confortevole. Un articolo che tutti dovrebbero avere nella nostra cassetta, nella biancheria da letto. Un letto vestito con il set di dal filo e un letto correttamente selezionato contribuisce al più rapido recupero possibile del corpo. Prima di tutto è un tessuto di fibre naturali al 100%. Mi piace questo colore pesca con crema, lo adoro. Come potete vedere, ci dà anche la possibilità del copripiumino, che ha una parte molto più lunga che riesco a metterla sotto il materasso. Essendo un materiale al 100% naturale, di fibre naturali intendo. Solo questi materiali in grado di passare perfettamente l'aria, grazie al quale otteniamo un scambio di aria completo. E questo è il mio letto dal filo, colore pesca e crema, due colori molto piacevoli. Il link e il codice sconto ve lo lascio nella descrizione del video. E mentre doniamo alla nostra casa un tessuto naturale al 100%, sosteniamo anche l'artigianato italiano. E noi continuiamo con le nostre faccende domestiche. Guardate, sono molto curiosa a sapere quanti di voi stira tutto, tipo biancheria da letto, tipo lingerie intima. Allora, mi piace ad esempio sì stirare, perché più che altro mi sembra che quando io stiro il lenzuolo si mantengono più freschi, più puliti, o cosa, anche il profumo del lavaggio, dell'ammorbidente, li sento più a lungo. Non so se magari mi sono io autoconvinta così, o se veramente, ecco, fa questo, dà questo risultato, no? Al stirare. Adesso
Ho anche la Giulia che mi sta aiutando, vedo che già proprio sta crescendo sempre di più, viene sempre a ricerca di me, a chiedermi cosa fare. Ad esempio, vedo che da sola no, vuole prendere l'iniziativa di fare qualcosa e poi se non lo lascio fare, anche se senti tipo offesa o cosa, per cui ecco, provo sempre a darle qualcosa da fare anche a lei, perché penso che è giusto anche che mettiamo, che diamo dei compiti da fare ai bambini. Uno è perché penso che in questo modo riusciamo a farli maturare meglio. Penso che tipo come ecco ti do un compito da fare, adesso sei responsabile anche tu di fare qualcosa. Penso che i bambini crescono meglio quando tu gli dai dei compiti, così loro si sentono che tu gli dai la fiducia, che hai fiducia in loro, no? Ecco, non lo so, sarei curiosa cosa pensate voi di tutto questo. E torniamo a stirare. Ad esempio io non sono molto fissata, cioè tipo sì, a me piace stirare, ma non che sto lì che deve essere tutto alla perfezione, che non vedo neanche una righetta non messa a posto. Ecco, magari sono più fissata con le camicie, con i pantaloni, diciamo i vestiti per uscire, però per quanto riguarda la casa, no. Mi stiro, sì, perché mi piace anche, oltre che penso che si mantengono meglio, no? Più a lungo, ecco, la freschezza del tessuto, però mi piace che quando io li metto nel cassetto o anche su qualche anta così, stanno più compatte e anche quando noi apriamo quel cassetto o l'armadio e vediamo, no, che stanno tipo messi bene, così più compatti, c'è una proprio una soddisfazione dove mi calma, ecco, dove trovo una specie di ordine, e questo influisce molto alla mia mente, perché se io vedo che voglio tirare fuori dal cassetto e ci sono tipo di asciugamani di tutti lì una sopra l'altra, tutti tipo non sono messi in ordine, mi sento molto infastidita. Quando sono da sola a casa mi posso permettere anche prima di finire un lavoro e dopo di pranzare anche più tardi. Adesso che sono i bambini a casa tutto ciò non esiste, viene tutto nel secondo piano. Ho fatto un po' di melanzane così fritte nell'olio, le melanzane dall'orto, basta un po' di sale e fritte nell'olio, un po' di insalata, un po' di pasta con zucchine e il pranzo è fatto. E che belli i miei fiori qua nell'orto, proprio sta abbellendo molto di più il mio orto. Qua dove ho messo il finocchio con il cappuccio, ho messo anche questi tipi di melanzane, non so come vengono chiamati, che praticamente fanno le melanzane così piccole, sennò proprio loro non crescono più grandi, cioè rimangono così, però sono molto dolci, mi piace tantissimo. Li frigo anche così con un po' di olio, o li metto dentro anche nella peperonata, li taglio così a rondelle ed è molto buona. Sono, secondo me, le melanzane i migliori. Abbiamo una qua. C'è cresciuta un po' di erba, però vabbè, dai. Un'altra qua. Bella tenera. Bello, anzi la prendo che stasera faccio anche un po' di melanzane.
verdure al forno con pomodori, melanzane, zucchine. Anche le melanzane sono molto abbondanti. Guardate che belle. E raccoglierò stasera, mangiamo un po' di melanzane con un po' di pomodoro sopra. È veramente molto abbondante ancora la nostra melanzana. Questa qua è gigantesca. Che bella. E ce ne sono ancora tanti fiori. Tanti melanzane, una melanzana piccola. E anche su questa vedo ancora tanti fiori. Bene, bene. Questa è una vera soddisfazione. Ci sono anche già, ci sono tanti peperoni ancora per friggere. Dopo li prendo e facciamo qualcosa, li mettiamo a friggere. Tanto sono freschi, belli croccanti. Metto un po' di humus di lombrico alle piantine, su tutte le piantine a pomodoro, metto sul... Guardate, adesso c'è anche un lavoro da fare. Quando ho bagnato l'orto, di conseguenza la terra si è lavata, no? Si è spostata dalle radici. In questo caso bisogna tirare tutta la terra per accumularla di nuovo alle radici. In questo modo anche il palato radicale sviluppa più radici e la pianta diventa di conseguenza più forte. Per cui io faccio questa. Prima metto il humus di lombrico, nel modo che quando io dopo tiro la terra, no? dalle vasche, dall'orto, allora almeno so che questo humus di lombrico mi rimane più vicino alle radici. Quest'anno voglio fare anche l'orto invernale, devo preparare il terreno per fare l'orto invernale. Sarà una bella esperienza per me anche questa. Sì, a volte mettevo qualche insalata così, ma niente di più impegnativo, ecco. So che fare l'orto invernale è molto, soprattutto, ecco, a proposito, chi non ha tempo, chi magari desidera di avere un orto, ma non ha tempo, magari soffre il caldo, magari siete rimasti delusi perché magari le vostre piantine sono state toccate da varie malattie, da varie cose. Il giusto momento è quello di iniziare con l'orto invernale, perché con l'orto invernale non ci sono tutte queste problematiche di insetti, di varie fungine, di varie cose. È molto più, meno impegnativo, però comunque ti dà una bella soddisfazione. Ad esempio, magari mettiamo, non so, dei broccoli, di cappuccio, quello rosso, che la tagliamo fine fine con un po' di olio, un po' di aceto, sale, portiamo a mangiare genuino anche d'inverno per la nostra famiglia e vi assicuro che c'è una soddisfazione enorme. Io penso che chi fa l'orto non è tanto per risparmiare, ma è per mangiare genuino. E soprattutto per la soddisfazione, per la passione, perché comunque tenere un orto, comunque ci sono dei costi, per cui ecco, non è soltanto, oddio, sicuramente anche si risparmia, ok? Ad esempio noi che siamo, mangiamo tanto pomodoro, insalata, in più i pomodorini datterini che costa 3,99 la vaschetta, noi che li mangiamo tanto, a me mi servono 3-4 vaschette al giorno, perché comunque c'è anche un risparmio. Ecco qua, ho messo la terra sulle radici. Adesso cosa succede? La pianta dal ramo spunteranno le altre radici, perché il pomodoro non è che fa le radici soltanto, la radice di base, diciamo, ma comunque adesso quando lei ha questo terreno e anche diamo da bere, dopo non lo annaffiamo con l'umidità, spunteranno le altre radici che partiranno proprio direttamente dal ramo, così
In questo modo, quando la pianta sviluppa più radici, di conseguenza diventa anche più forte. Ecco, ho fatto proprio un bel lavoro, sono contenta. Ce l'abbiamo fatta anche queste, come potete vedere sotto ormai, rametti, pomodori non ci sono più, perché comunque sono stati quelli per primi. Unica che adesso mi rimane per l'autunno è che sono tutti questi pomodori che è rimasta la pianta, diciamo, dai pulcini che uscivano, che nascevano vivi dalla pianta. Sarà perché ho messo anche la tipo la tettoia che le ho coperte, sarà perché abbiamo fatto l'orto rialzato, c'è cioè l'età di animale, e anche mi sono presa la cura di loro molto di più quest'anno, ho avuto più tempo a disposizione per dedicarmi e sono veramente molto soddisfatta. Ad esempio questi qua magari li userò per fare di nuovo un po' di pomodorini sott'olio, li facciamo essiccare, perché per me sono veramente molto buoni. Dream that no one could save, a shelter.